è negativo quello che sta registrando per la produzione di olive nel comprensorio di Canino in provincia di Viterbo. Quest'anno si stima che in questa zona, terra di origine di una delle quattro DOP del Lazio, si raccoglieranno tra i 25.000 e i 30.000 quintali, appena il 25% rispetto allo scorso anno, quando la produzione fu di 110.000 quintali. Questo calo vertiginoso della produzione di olive nel territorio Canino si traduce in una perdita di circa 5 milioni di euro, più quello che è l'indotto. Abbiamo comunque un livello qualitativo molto alto rispetto all'anno scorso. La tenuta è circa 5 ettari, tutto a Rubireto, Canino DOP, e normalmente produciamo tra i 50 e i 60 quintali di olive ogni anno. Quest'anno arriveremo sino a 15. Nella nostra regione, secondo la CIA, il calo medio produttivo nel settore olivicolo si aggira sul 20%. L'occasione per fare un primo bilancio della campagna olearia 2019-2020 è stata la terza giornata nazionale della camminata degli olivi curata dall'Associazione Città dell'Olio. Canino è una delle località del Lazio, sono 125 in Italia, dove oggi sono organizzate passeggiate tra oliveti e quari, visite guidate dei frantoi e assaggi. Vogliamo potenziare le attività che riguardano le tematiche sull'abbandono dei paesaggi olivetali, la formazione alle nuove generazioni per far capire le buone pratiche, valorizzare i paesaggi olivicoli. È la prima volta che partecipo alla camminata, è stata un'esperienza bellissima, la conoscenza dell'olio d'oliva di Canino. Ho imparato la bellezza della natura e le varie caratteristiche del